parliamo un po' delle prestazioni che aveva la Sogliola. La Sogliola aveva un motore 6 cilindri in origine, 355C, 8700 di cilindrata, che disponeva di 70 cavalli di potenza, quindi più che sufficienti per il servizio che doveva svolgere, che era quello di movimentazione di carri merci all'interno di scali piccoli, grossi della rete ferroviaria. Dispone di un cambio meccanico a 4 marce con invertitore, e un peso di all'incirca 60-65 quintali, quindi 6 tonnellate. E la velocità massima raggiungibile è di 35-40 km all'ora. Velocità questa che allo stato attuale non raggiungeremo quasi più, visto anche le condizioni dell'impianto frenante, che non è molto modulabile. I lavori di ripristino inizieranno, come dicevo, questa primavera, e il primo intervento sarà quello sicuramente di una pulizia generale, quindi un lavaggio a fondo con idropulitrice per togliere 18 anni di detriti che si sono depositati durante il lungo periodo di fermo. E dopodiché inizieremo con la revisione del motore, ovvero la ripartenza, la rimessa in moto, eccetera, eccetera. A questo punto inizieranno i lavori di ripristino della cassa, della carrozzeria, quindi ci sarà la ripulitura e la protezione dalla corrosione. Assieme a Cristian, ecco Silvio Cinquini, venuto oltre a dare il benvenuto come presidente alla Sogliola, anche a dare l'arrivederci al rosso Badoni 216 dell'FDS. Infatti ora l'ingegner De Aloe lo caricherà sull'auto articolato e se lo porterà a Brescia nella sua azienda, dove provvederà a revisionarlo e a aggiornarlo alle attuali normative. Conselleria in pelle di pitone. Sono poco formali richieste a Stefano circa la revisione, tanto per stare nella goliardia a cui si accennava. Chi era dentro la sabbiera magari? No, dovrebbe stare appena. Vabbè, Massimo si piega appena. Thank you.
Alt, fermo, immagine. Andrea è in primo piano e da sinistra Luca, nostro socio. Carlo, il nostro vicepresidente. L'assessore Bruno Lancini con Silvio Cinquini. Angelo, nostro socio, due vigili urbani che scorteranno il trasporto e Stefano, mecenate dell'operazione. E non vedo l'ora di girare due nuovi videini. Uno col, concedetemelo, ruggito della sogliola. L'altro col Rosso Badoni ritornato a casa. Posso dire con orgoglio che è stata una grande soddisfazione l'aver potuto recuperare questa macchina, anche perché in Italia di questi mezzi ne sono rimasti veramente pochi, quindi una doppia soddisfazione aver recuperato questi mezzi. Bravo!